Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 46. Iniziò ad avanzare verso di me, facendo versi strani e camminando in un modo inquietante. Ti rimangi tutto quello che hai detto? No. Nel suo volto si poté vedere l'ira che aveva in quel momento. Iniziai a indietreggiare perché era quasi vicino a me. Ad un certo punto questa cosa uscì dal corpo di Sara e scomparve nel nulla. Sara cadde a terra. La presi in braccio e tornammo a casa. Salì nella sua stanza e la misi a letto. Scesi scosso e andai con Est a prepararmi una tazza colma di caffè. Ho avuto paura. Dobbiamo trovare indizi. Est, ti prego, non parliamone adesso. Fammi bere questo caffè in santa pace. Ma quando vuoi parlarne allora? Quando tua figlia morirà? Porca troia, basta! Presi la tazza di caffè e andai in salotto. Subito dopo mi raggiunse pure lei. Scusami, Teo, è che mi sto cagando addosso per tutta questa situazione. E perché io no? Pensi che mi piaccia vedere mia figlia indemoniata? Che cerca di ucciderci? O che non possiamo stare tranquilli a casa mia? Pensi che mi piace, eh? Non ho detto questo. Cazzo, però me lo fai capire. Come minchia facciamo a trovare indizi se non abbiamo nulla su cui iniziare? Non lo so, calmati però. Sì, dai, adesso basta parlare di queste cose, ti prego. Fai come ti pare. Ciao. Finì il caffè e andò a dormire. Mi distesi sul divano con le mani fra i capelli e mi addormentai con le lacrime agli occhi.